La Cecotto che probabilmente ambisce a diventare presidente della provincia o almeno padrona di casa, governatrice della provincia, visto che siamo o per un motivo o per l'altro sempre di fronte alla provincia. Con lei invece non parliamo di provincia, parliamo invece della casa di riposo, che è stato un tema molto sentito anche nella giornata dell'incontro tra i vari consiglieri, tra i vari aspiranti sindaco in comune. Ecco, casa di riposo è una struttura che può dare reddito, ma che però fondamentalmente nei pensieri di tanti c'è quella di esternalizzarla oppure di darla via. Ecco, come ha detto lei, nei pensieri di tanti, invece nell'incontro che abbiamo fatto in comune con i dipendenti pubblici, con i dipendenti comunali, tutti i candidati sindaci hanno detto il contrario. Ho avuto modo l'altra settimana di visitare la struttura e di parlare con il personale, nonostante le dichiarazioni insomma, fatte soprattutto dal centrodestra, si continua a spostare il personale verso altri servizi, per cui vi è una forte preoccupazione che sia stato deciso in qualche modo di esternalizzare un servizio che invece è fondamentale e dovrebbe rimanere insomma, di proprietà del territorio, della casa comunale. Tra le altre cose sappiamo che molto spesso esternalizzazione vuol dire un turnover spaventoso e gli anziani hanno bisogno non solo, molto spesso magari parlano proprio anche in dialetto, ma hanno bisogno di avere che le persone siano sempre quelle, non che ogni sei mesi cambino. Assolutamente sì, infatti è una cosa che proprio avevo puntualizzato anche io all'incontro con i dipendenti comunali, cioè che la relazione proprio con la persona che si prende cura è un elemento fondamentale appunto della cura stessa e dell'assistenza stessa. Le cooperative, gioco a forza, hanno un elevato turnover, senza considerare anche un altro aspetto, che potremmo trovarci in una condizione per cui le stesse persone che fanno il medesimo lavoro si trovano ad essere pagate in modo diverso. Questo secondo me è profondamente ingiusto ed è, come ho detto più volte, proprio la disciplina degli appalti e il ricorso eccessivo agli appalti uno dei grossi problemi dell'economia italiana. Senti, perché nonostante i tanti fallimenti vediamo in alcune regioni il trasporto pubblico locale che era stato dato ai privati adesso è tornato pubblico proprio perché il pubblico si è dimostrato funzionare meglio del privato? Perché qui c'è ancora la sensazione di molti e non proprio esclusivamente solo di centrodestra, c'è l'idea che assolutamente quello che è pubblico fa schifo e quello che è privato va meglio? Perché è un'idea assolutamente sbagliata e forse un pregiudizio. Avendo avuto proprio qui l'occasione di lavorare con dei dipendenti pubblici, posso assolutamente garantire che ho visto persone assolutamente efficaci, efficienti, dedite al loro lavoro e soprattutto la cosa importante del pubblico è che è il bene comune, quindi non c'è la logica dell'interesse di fondo che governa appunto un servizio gestito dal pubblico, dal privato, e invece nella gestione pubblica c'è appunto la logica del bene comune che non prevede insomma guadagni o ricavi. Ti approfitto per un altro tema, polo intermodale, perché il polo intermodale di fatto rischia di penalizzare ulteriormente Gorizia, perché il polo intermodale prevede che il collegamento col treno vai a Venezia o vai a Trieste, quindi per venire a Gorizia col treno dovresti fermarti necessariamente in altre stazioni, quindi fare il doppio treno allungando i tempi. Non c'è il rischio di isolare ancora di più Gorizia? Più che un rischio mi pare un'evidente concretezza, nel senso la pianificazione, l'ho detto più volte, la logistica è fondamentale. Continuando veramente a questo progressivo isolamento della città da un punto di vista delle infrastrutture, possiamo parlare di rilancio di lavoro, di economia, quanto vogliamo, ma senza infrastrutture, senza un piano logistico non esiste investimento possibile. Quindi condividi un po' l'idea di un tuo collega, altro candidato sindaco Gaggioli, che dice se non abbiamo uno scheletro istituzionale forte tutto il resto è fumo e aria. Guarda, io condivido molte cose che ho sentito dire, devo dire la verità, al dottor Gaggioli, che appunto essendo uomo di legge si riporta insomma su un piano istituzionale, e sono convinta anche io ed è per questo che è importante l'11 giugno andare a votare, perché comunque che si vada in maggioranza o che si vada all'opposizione, il Consiglio Comunale ha un ruolo fondamentale che è quello della vigilanza sul operato della Giunta. Se Gorizia ambisce ad un ruolo di livello, deve avere per forza una classe dirigente, uno scheletro istituzionale, insomma, capace e formato, gente capace appunto di controllare l'operato dell'amministrazione. Ecco, io non volevo farti un'altra domanda, ma ancora una domanda devo farti. A questo punto c'è stata un'opposizione in questi anni in Consiglio Comunale molto blanda, perché le riunioni del Consiglio Comunale probabilmente abbiamo avuto più eclissi di sole, neanche di luna, che non consigli comunali. L'opposizione in realtà ha la possibilità di convocare con forza e costringere il sindaco a siedere in consiglio comunale. Che bilancio dà di questi 5 anni? Perché una buona opposizione qualcosa può fare.
Assolutamente quello che ti dicevo prima, ed è questo il passaggio che forse il cittadino ancora non coglie. I 9 candidati saranno comunque, qualora riuscissero a entrare, delle persone preparate a reggere un'opposizione o una maggioranza comunque che è capace di vigilare sulla giunta. Il bilancio che io do sull'opposizione fatta negli ultimi 5 anni è assolutamente negativo. Una delle maggiori opposizioni a Romoli, ricordo che l'ho fatta io dalla provincia.